diciamo la prestazione nostra non è stata delle migliori, abbiamo peccato sulle zone statiche, non siamo riusciti a partire mai con delle buone, un buon momento, ma anche la disciplina è mancata e quindi dammo sempre possesso a loro. Per fortuna la difesa, soprattutto nel primo tempo e nei momenti di difficoltà, quindi dentro la zona rossa, è stata a buon livello e ci ha permesso di rimanere sempre in partita e portarla a casa. Cosa avete parlato prima della partita con i tuoi giocatori? Guarda, abbiamo saputo Zebre è una squadra che piace giocare spesso con la palla in mano, abbiamo saputo anche dobbiamo difendere per tanto tempo durante la partita, come abbiamo fatto il primo tempo, penso abbiamo avuto il 30% di possesso, però siamo stati pronti per questo. Loro sono sempre una squadra pericoloso, e abbiamo fatto bene in difesa, spesso chiudere lo spazio largo, questo era uno degli obiettivi di non lasciare il loro spazio, spesso a Carlo Canna di attaccare quello spazio, penso abbiamo riuscito a fare questo il primo tempo, e poi il secondo tempo un pochino, soprattutto le mete che abbiamo subito, però abbiamo lottato fino alla fine. Penso Zebre meritare di perdere questo, però purtroppo questo è questo sport, guarda tanto se c'è, successo anche con noi. Paolo Munazzi, Gazzetta di Parma. È stata una partita che entrambe le squadre hanno giocato molto bene, ha fatto una grande difesa, cioè poteva vincere chiunque, alla fine diciamo che la partita si è decisa per un paio di episodi, forse. La squadra che aveva più fortuna ha vinto, penso. Sì, guarda, Zebre ha fatto tutto il gioco e noi abbiamo vinto. Questo succede ogni tanto, perché abbiamo difeso bene, abbiamo avuto l'opportunità in attacco anche, non abbiamo sfruttato questo, soprattutto in Ischia, siamo stati indisciplinati in quel senso e abbiamo messo noi stessi sotto pressione. Penso che siamo stati un po' più timidi su questo, dobbiamo vincere anche più facile, però questo fa parte del gioco, ogni tanto succede e dobbiamo adattare su questo aspetto. Penso che abbiamo fatto questo stasera. Giacomo Bagnasco sulle 24 ore. C'è una spiegazione per le quattro mischie chiuse perse su vostra introduzione? C'è una spiegazione tecnica, un motivo che avete individuato, che qualcosa che non è andato bene? Sì, no. La mischia comunque è sempre una zona un po' tabù, diciamo, è sempre un 50-50. Abbiamo preso il calcio sia nel primo tempo sia nel secondo anche con i cambi, quindi sarà una cosa che lavoreremo in settimana, perché lì a caldo è stato difficile, perché abbiamo preso calci per motivi diversi, per il destro che incrociava o perché prendevamo pressione e poi buttavamo giù col sinistro, quindi sono state un po' di cose diverse, quindi sarà un focus della settimana per la prossima partita. Altro? Altre domande? Va bene? Grazie mille, ragazzi. È stata chiesta, siete andati in touche due volte, la Mall non è riuscita ad andare, forse qualcuno pensava ad un piazzato, come è stata la decisione? Paolo, would like to start from the end of the game, the last action, the two penalties for Zebre, the two lineouts. Maybe someone was thinking about a penalty, and what happened at this last action? Well, first of all, in the last moments of the match, we got a fantastic turnover from Rimpo, Daniel Rompelle. Got the touch, got the penalty from the Mall, the decision was to go for a second Mall because the boys felt very strong, and that Treviso were conceding penalties at the Mall on a consistent basis at that stage. So we, from a management point of view, we'll back the players with the decision on the pitch. That's the answer. Nell'ultima azione Coach Valde ci tiene a sottolineare soprattutto il turnover, il pallone recuperato da Rimpelli sul punto d'incontro che poi ha portato alla prima touche, il fallo su Mamol
di Treviso e la decisione di giocare un'altra mall, sia perché i ragazzi si sentivano con tanta fiducia in questa fase di gioco, sia perché Treviso continuava a concedere falli proprio in questa fase statica, e rispetto a questa ultima decisione della seconda mall, la decisione è stata lasciata ai ragazzi sul campo e così è stato. Matteo? Fammi quanti rimpianti lascia, perché onestamente l'avete fatto voi la partita, l'avete avuto in mano, Treviso è andato in quasi due volte, ha fatto quei 10 punti che sono stati decisivi. Rimpianti in realtà pochi, perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, poi è mancata la vittoria, ma noi cerchiamo sempre la prestazione più che altro, quindi questa è stata assolutamente di livello. Poi ci sono stati alcuni episodi che non ci hanno consentito di vincere, abbiamo lasciato indietro qualche punto al piede, ma insomma, se giochiamo così da qui alla fine dell'anno sicuramente avremo modo di rifarci dal punto di vista del risultato e della felicità poi chiaramente a fine partita. Carlo, come era in spogliatoio, qualcosa da capitano? No, Carlo è un giocatore internazionale di valore assoluto che non devo essere io a dire. E sa che sicuramente ha rammarico di non aver piazzato l'ultimo calcio, ma ci mancherebbe, ci ha fatto vincere un sacco di partite Carlo, quindi lungi da me il pensare che oggi abbiamo perso per colpa di Carlo. Ha fatto una partita sontuosa come sempre. A volte puoi sbagliare calci facili, altre volte mette dentro calci difficili, quindi capita. Paolo? Giacomo? Ti volevo chiedere una cosa al coach, se dovesse indicare a Conor O'Shea dei fattori positivi da questa partita per la nazionale italiana, quali indicherebbe? Giacomo is asking if you can suggest on positive things, positive players to your colleague Conor O'Shea, which one could positive factors from this game for the national point of view? Well, I mean, Conor will make his own decision. Of course, of course. For Zebra, I think it's important to say that this game was an important game for us to play well, to create opportunities and to win the game. I think we did the first two very well. I thought we played very good rugby for the majority of that game, both in defence and in attack. And we talked after the match about if we produce that type of performance and create that number of opportunities in any match in the future, we'll win that match by 15 points. So in a way, we congratulated the players for the effort, and we acknowledged the victory that Treviso had. But in the big picture for Zebra, that performance was one of our best performances of this season for the full 80 minutes, and it's just very disappointing for us not to have won the match. In relation to Conor. Conor will, as I said, make his own. Oh yes. Make his own decisions. Coach Bradley ha detto che Conor O'Shea fa chiaramente le sue decisioni per quello che riguarda la squadra nazionale, ma ci tiene a sottolineare che per le Zebre questa sera è stato importante giocare bene questa gara, creare opportunità e vincere. I primi due obiettivi sono stati centrati, le Zebre hanno fatto bene, hanno mostrato un buon rugby sia in difesa che in attacco, e sono sicuri che se questa prestazione venisse ripetuta con questa opportunità di segnare, questo tipo di partita l'avremmo potuta vincere con uno scarto di oltre 50 punti. 15 points. 15? Sorry, 15. I'm too positive. Ringrazio i giocatori per lo sforzo in campo e fai complimenti a Treviso, ma rimane il fatto che questa sia stata una delle migliori prestazioni della stagione delle Zebre, soprattutto nell'arco degli 80 minuti, e dispiace veramente solo per non aver vinto. Ragazzi? Matteo? Coach, this was probably the best performance of the scrum of the entire season. Hey. Yeah, it was very good, very good, and it was good. It was a bit of a surprise to us because we expected Treviso to be strong in the area of scrum. Obviously, we were happy. So you know, our players did well today.
next week. Next week it'll be possibly different because maybe the Treviso thought they would do better, and now that they didn't do so well, that they will concentrate fully in this area. So there's a different battle next week, obviously a different location, and you know, we were successful last year in Treviso. It was a good game of rugby, and I think all the matches that I've been involved in, three last year, one this year, have been all good games of rugby, and either side you know, has opportunities to win the game. So we look forward to the match next week, and we're positive on the performance, but we're obviously very disappointed with the result. Come diceva Matteo Pia della Gazzetta dello Sport, la mischia delle zebre è andata molto bene oggi, anche Coach Bradley l'ha sottolineato, e lo staff è stato sorpreso da questo perché aspettava un Treviso molto più forte nelle fasi statiche. Le zebre hanno fatto molto bene in questo fondamentale, e però la settimana prossima, sabato 29 dicembre a Monique, potrebbe essere una gara diversa, proprio perché Treviso si concentrerà durante la settimana soprattutto in queste aree per cercare di fare meglio. Sarà probabilmente una battaglia diversa sul campo. L'anno scorso ad aprile abbiamo vinto l'ultima gara, e Bradley dice che tutte le gare contro Treviso, questa è la quarta per lui sulla panchina delle zebre, sono state delle buone gare con opportunità delle zebre, soprattutto opportunità di vincere. Rimaniamo positivi per sabato prossimo, soddisfatti della prestazione ma delusi per lo stato finale di oggi. My final point again, I'll say it when it happens, but it's great to see the stadium full, it's great to see the excitement about the match before the game, and it was you know, the crowd were very important, I think, to the players for energy, and it's something that we need to keep building on in Parma to make this location very difficult for visiting sides to win. It's very, very important that the energy in the last, the turnover that Daniele got, Rimpo got, I think was due primarily to the crowd on the stand side, on the side that we were watching the match, because they put a lot of pressure on touch judge and the referee. So if we won the match, it would have been the crowd that won the match for us. Bradley ha ricordato, sì, ha ricordato la positività e l'aspetto veramente da ricordare di questo oggi, l'energia del pubblico di questo stadio pieno. Sicuramente le zebre e Parma, il territorio deve continuare così per far diventare sempre più questo campo difficile da giocare, da violare da parte di tutti. Anche nell'ultimo fallo, il turnover di Rimpelli che ricordava prima sulla metà campo, il pubblico è stato fondamentale per mettere pressione anche sul direttore di gara, e ci dispiace non aver vinto, l'avremmo fatto anche per loro che se lo meritavano. Quindi, grazie di Coach Bradley e il pubblico di Parma. Okay.